Un saluto da Gerardo Paterna, ben trovato ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo delle aste immobiliari e lo faccio con una società giovane, il cui co-founder e CEO è qui presente in studio, quindi buongiorno Ivano De Natale di Reviva. Buongiorno Gerardo, grazie mille di avermi invitato. Grazie mille a te. Allora, senti, partiamo subito a bomba. Qual è il ruolo di Reviva nel mondo delle aste immobiliari? Allora, Gerardo, il ruolo di Reviva è quello di vivacizzare le aste. Cosa vuol dire vivacizzare? Vuol dire portare a conoscenza quante più persone possibili delle aste che ci sono e incentivarle a partecipare, a gareggiare all'asta. Come lo facciamo? Aiutandole a comprendere il valore di quella casa che è all'asta, perché le case all'asta sono un po' come un diamante grezzo. Quindi le aiutiamo in questo affinché possano gareggiare. Ok, quindi insomma c'è un utente finale che vuole comprare casa. Esattamente. E si affida, vi contatta. E voi praticamente dite se quell'immobile può essere a prezzo, che voglio dire che livello di prezzo può raggiungere, insomma lo accompagnate. Esattamente, guarda, fino all'acquisto. Quello che facciamo, abbiamo sviluppato una tecnologia che va a prendere tutti i dati, gli asking price si chiamano, di tutti gli immobili che sono in vendita. Cioè, i prezzi di richiesta. I prezzi di richiesta, affinché chi è intenzionato ad andare a partecipare a un'asta possa sapere che quell'immobile magari parte da 40.000, però ne vale anche 150. Certo. E inoltre con il nostro modello riusciamo a stabilire quanti costi occulti o di ristrutturazione bisogna poi adempiere per abbellire l'immobile, per abbellire il nostro diamante grezzo, e poi il valore una volta abbellito. Per comprendere meglio come è nata Reviva, secondo me dovrei raccontarti un minuto la nostra storia. Sì. Praticamente noi eravamo dei consulenti di aste come ce ne sono tanti altri. Avevamo una particolarità però, ci eravamo accorti che eravamo tanto bravi a promuovere le aste. Come facevamo a saperlo? Quando andavamo a far vedere gli immobili, magari c'erano altri consulenti che avevano uno o due clienti, noi invece ne avevamo 10, 15. E quindi sapevamo che eravamo più bravi degli altri consulenti in questo. A un certo punto, verso il 2016, il mercato delle aste con le riforme ha cominciato a essere tanto inflazionato. E allora abbiamo cominciato a chiederci, ok, ma chi altro può essere interessato alla nostra qualità di promuovere le aste? Perché un consulente poi aiuta la persona a comprare una casa all'asta e riceve una fee, una provvigione dall'acquirente. Con questa domanda abbiamo capito che la nostra particolarità poteva essere spostata verso i creditori, quindi i gestori dei crediti delle case che vanno all'asta. E quindi abbiamo cominciato a offrirci a loro per il nostro servizio, e quindi adesso loro ci pagano per fare la vivacizzazione delle aste. Push, come si dice in gergo tecnico, il push sulle aste, va bene. Mi piace. Ti piace. Allora, restiamo sul mondo aste, affrontiamolo da un punto di vista più numerico. Puoi darci qualche numero su questo tipo di mercato, quanto è grande? Ok, allora, molto volentieri. I numeri sono tanto richiesti in questo settore, ma hanno una grossa difficoltà. È difficile reperirli, un po' perché in Italia, come anche nel mercato libero, non sono pubblici. Un po' perché per prenderli bisogna andare a prendere i dati da diversi siti, diversi portali, tra quello ministeriale, quelli dei tribunali e quant'altro. Sì. E poi non è semplice unificarli. Tante volte si dice che ci sono state 250.000 aste. Sì. Però quello che non si dice, che noi abbiamo scoperto analizzando i dati, è che gli immobili in realtà erano solo 160.000 e che poi mediamente, essendo che un'asta può andare aggiudicato deserta, mediamente questi immobili vanno all'asta una volta e mezza, e ciò ha generato le 250.000 aste. Spesso si parla del valore, no? Dei valori, dei prezzi minimi offerti da queste 250.000 aste come di 30 miliardi, ma invece il valore dei 160.000 immobili era di solamente 18 miliardi. Ah, ok. Quindi questi, insomma, dati e altri... Dato un po' a scombinare le carte sul tavolo qui. Esatto. Andiamo a dare... Noi non riusciamo a dare magari il 100% dei dati che vengono dati adesso facendo delle stime, ma diamo quelli corretti che siamo riusciti ad analizzare. Quindi tra poco, a breve, uscirà il primo report sulle aste che si basa non su proiezioni numeriche, ma su dati certi. Parliamo invece del modello Reviva, no? Cosa distingue Reviva dai competitor e chi sono i vostri clienti? Prima hai già fatto un accenno, però approfondiamo un po' il tema. Ok, volentieri. Allora, le differenze tra noi e i competitor sono due. La prima è che noi siamo specializzati nelle vivacizzazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi facciamo solo questo, 8 ore al giorno per tutti i giorni della settimana in cui lavoriamo, facciamo solamente le vivacizzazioni. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti ad alzare il livello di innovazione, di tecnologia a un livello più alto.
La seconda differenza tra noi e i nostri competitor è come il rapporto che abbiamo con il nostro network, perché per vivacizzare le asset su tutta Italia abbiamo anche creato un network che chiamiamo i vivacizzatori. La differenza fondamentale tra noi e i nostri competitor è che i nostri vivacizzatori, il network, che sono professionisti delle aste, sì, da noi non pagano una fee d'ingresso, ma anzi la ricevono ogni volta che portano un cliente all'asta, anche se quel cliente non se l'ha aggiudicato, però in maniera proporzionale al valore che hanno apportato all'asta, loro ricevono una fee. Quindi c'è una premialità, esattamente, che è slegata dal risultato. Dal risultato inteso come cliente come, che diciamo, si aggiudica l'asta, esatto, sì. Ma ovviamente più loro sono stati in grado, anche attraverso i report, i dati che gli forniamo noi, più sono stati in grado di far capire al loro cliente, magari che hanno portato all'asta, il valore di quel diamante grezzo, sì, di quell'immobile all'asta, più ovviamente il cliente sarà disposto a comprarlo a un prezzo superiore, maggiore valore avranno portato al mondo aste, quindi maggiore sarà la fee che percepiranno. Ok, allora restiamo sul tema network. Sì. Quale collaborazione è possibile quindi tra Reviva e gli agenti immobiliari? Allora, molto volentieri rispondo a questa domanda. Come mai? Perché a breve riapriamo le campagne per selezionare i vivacizzatori. Ad oggi sulla piattaforma ne abbiamo 140, ma dobbiamo arrivare a fine anno ad averne il doppio. Perché? Perché i servicer, i gestori dei crediti, ci stanno affidando sempre più immobili. Ad oggi abbiamo circa il 3% del mercato. Cosa succede? Affiliamo questi agenti, gli agenti immobiliari, ad esempio, che possono vivacizzare le aste, e loro hanno accesso alla nostra piattaforma, dove vedono tutti gli immobili che possono vivacizzare, e hanno assistenza da noi. Questi immobili vengono scrimati, cioè facciamo una due diligence su ogni immobile, e tutti gli immobili che vedono sono senza problemi, senza guai occulti, quelle cose che magari non si possono sapere se non si studia a fondo la perizia. Sono valutati, vengono fatti anche dei business plan, nel caso il loro cliente magari un investitore, utilizziamo i dati per dargli un business plan di quella che può essere la redditività poi dell'immobile, quindi hanno accesso a tutto questo e poi ovviamente guadagnano una fee ogni volta che portano un cliente all'asta e contribuiscono. Questo è molto interessante. Quali sono le criticità che tu vedi nel mondo delle aste immobiliari? Allora, beh, la criticità fondamentale, principale, è sicuramente la poca chiarezza e la scarsità del reperire le informazioni. Se vogliamo analizzare più del dettaglio le criticità, dobbiamo dividerle in due: interne del sistema aste ed esterne. Interne del sistema aste è tutto il meccanismo che è stato studiato, ad esempio, dal Ministero per pubblicizzare le aste. Se un utente, un consumatore finale, un possibile acquirente cerca una casa all'asta, andrà sul sito ministeriale oppure sul sito dei tribunali. Ma questi siti fanno pubblicità legale, cioè non parlano all'utente. Ad esempio, chi cerca casa non può cercare per numero di locali, per metri quadri, per zone, e quindi è assolutamente messo in difficoltà in questo. Un'altra criticità è che si dovrebbe occupare da parte ovviamente del sistema aste di dare assistenza a questi clienti, cioè i delegati, i custodi del tribunale. Non hanno formazione commerciale come possono avere gli agenti immobiliari, non sono abituati a comunicare con le persone, aiutarli, ma non si hanno una formazione legale, quindi usano termini legali, tecnici, che spaventano le persone e li tengono a distanza. Addirittura ultimamente sono state lanciate le aste telematiche, che avevano un obiettivo nobile, che era quello di avvicinare le persone a fare le aste anche dal computer di, sì, casa. Di fatto sono un grosso ostacolo, perché è veramente difficile riuscire a capire come si fa, a riuscire a seguire la procedura. Dopodiché un acquirente, per poter partecipare, deve avere una PEC e una firma digitale. Quanti acquirenti di case ci sono che hanno una firma digitale? Pensa che se la vai a chiedere ci possono voler anche parecchie settimane. Quindi tutte queste criticità interne del mondo, sì, aste, vanno a creare un muro, una barriera verso l'acquirente finale. L'altra criticità, dicevamo, sono esterne e sono date, ahimè, dai consulenti di aste. Come mai? C'è una grossa differenza tra gli agenti immobiliari e i consulenti. C'è un vuoto normativo per cui gli agenti immobiliari sono obbligati a studiare, prendere un patentino per poter professare la loro professione. Invece i consulenti immobiliari no, perché non c'è mediazione. E quindi in questo vuoto normativo si sono insinuati anche parecchi personaggi senza formazione.
Addirittura alcuni chiedono fee molto alte ai clienti solamente per seguirli e per ricercargli l'immobile. Cioè, immaginate un cliente che è andato sul sito del ministero, scoraggiato, chiama il delegato, riceve paroloni che non riesce a comprendere. Allora chiama un agente immobiliare, l'agente è un consulente immobiliare di Aste, il consulente lo invita in ufficio e dice: bene, per vedere la tua pratica mi devi dare 1.000 euro, così io ti posso cercare una casa adatta alle tue esigenze, certo, e posso aiutarti a comprarlo. Tutto questo ovviamente non aiuta il cliente finale. L'ultima criticità, sempre esterna, abbiamo notato che alcuni franchising, non tutti, ma alcuni, hanno un modello di business particolare in cui fanno pagare agli affiliati delle alte fee d'ingresso e poi non gli danno assistenza, cioè non mettono tecnologia a disposizione delle persone affinché possano fare una ricerca mirata delle aste e capire qual è il valore. Tutti questi problemi ovviamente si riflettono sul consumatore finale e sul numero di aggiudicazioni, che è veramente basso in Italia. E quindi, insomma, Reviva si pone un po' come un risolutore, insomma, esatto, di questi ostacoli tra il cliente e l'aggiudicazione di casa. Esattamente, esattamente. Con la nostra tecnologia riusciamo a far comprendere al cliente cosa sta comprando e con il nostro network, diciamo, propaghiamo questa conoscenza. Bene Ivano, ti ringrazio per queste informazioni. Come fa l'agente immobiliare, ultima domanda, a contattare Reviva? Allora, per contattare Reviva può scrivere una mail a selezione@vivacizzazioneaste.com e lì dopodiché gli risponderemo con un link, e c'è una procedura per essere selezionati e far parte del nostro network. Perfetto, grazie mille. Grazie mille Gerardo. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Al prossimo video!